Buongiorno a tutti, bentrovati sul canale YouTube del CUFRAD e benvenuti a questi nostri spazi di dialogo, di condivisione, di ascolto, attraverso il quale oggi accoglieremo la testimonianza di Stefano, che è qua con me. Buongiorno Stefano, grazie per essere qui e aver accettato l'invito. Stefano non è un gran parlatore, però proprio per questo penso che sia da valorizzare la sua partecipazione, perché io penso che la sua storia che ci racconterà è particolarmente significativa e può proprio aiutarci a capire il legame che spesso c'è fra i dolori della vita, in particolare direi in questo caso il dolore di non essersi sentito amato abbastanza e l'uso delle sostanze come modo per fuggire un po' a questi dolori. Bene Stefano, allora io la sua storia la conosco, proviamo a raccontarla un po' anche a chi non la conosce. Io direi magari partendo proprio un po' dagli inizi, no? Da quelle esperienze che secondo lei l'hanno segnata di più, no? Quali sono state, come i vissuti che ha avuto, le sensazioni che ha provato, le domande che si è fatto in quegli anni? Mi sono sentito abbandonato da mia madre in collegio, perché mio padre aveva la depressione e stava male, e non potevo andare io a casa. E stavo in collegio e mi veniva a prendere mio nonno che mi portava in campagna a raccogliere le olive, a stare con lui, stavo sempre con lui, era una figura paterna per me. E quando era in collegio i suoi genitori li vedeva oppure non si facevano vedere tanto? Non si facevano vedere tanto, solo mia mamma ogni tanto veniva perché stava bene mia mamma. Mi voleva bene, non mi ha lasciato in collegio perché mi voleva male, ma perché mi voleva bene. Tant'è vero che a un certo punto si era anche pensato ad affidarla a una famiglia, e sua madre come ha reagito in quel caso? Si è nervosita con le sorelle e gli ha detto di no. E da quel momento non ci sono andato più in quella famiglia. Ecco, quindi mi sembra che questa esperienza del collegio, se vogliamo, è il primo diciamo, esperienza della sua vita che ha lasciato un segno, no? Mi sembra di capire che lei ha iniziato a provare un senso di abbandono, di non ricevere l'affetto che si aspettava. Mi raccontava che vedeva gli altri bambini che ricevevano le visite, lei invece era sempre lì ad aspettare, non vedeva mai nessuno. Sì, gli altri bambini il sabato se ne andavano il sabato e io restavo il sabato e la domenica da solo con le sorelle, e lì ero chiuso, abbandonato. Ecco, però lei è stato mandato in collegio perché a casa c'era una situazione particolare, vero? Qual era questa situazione? La depressione del padre. Mio padre aveva una forte depressione e io quando stavo a casa lo imitavo. Tipo lui mangiava con le mani e io mangiavo con le mani, lo imitavo. Quindi la mamma l'ha mandata in collegio anche un po' per proteggerla da questa situazione. Però in casa c'era anche una sorella, vero? Più piccola, e invece lei non è stata mandata in collegio. Vero. Mia sorella no, perché era più piccola e mia mamma la sapeva gestire. Questo le ha creato un po' di gelosia, un po' di rancore, no? Mi diceva. Mi ha creato un po' di gelosia e rancore, perché io ero in collegio e lei no. Ecco, poi finita l'esperienza del collegio, lei torna a casa per un anno, mi sembra. Cosa succede lì? Succede che vedo mio padre che stava più male di prima e mia mamma mi ha mandato dei nonni. E lì stavo con mio nonno, mia nonna, passavo il Natale insieme, senza vedere mio padre, perché mio padre andava all'ospedale, usciva, entrava, stava male, davvero. Quindi il papà aveva dei problemi di salute mentale, insomma, problemi psichici importanti che l'hanno fatto soffrire a lungo. E poi a un certo punto il papà viene a mancare. Viene a mancare, si toglie la vita, che si imbicca. A me mi è dispiaciuto tanto, ho avuto dolore e rabbia. Mi diceva che però le era uscita solo una lacrima quando il nonno che era diventato un po' il sostituto del papà, le ha comunicato questa cosa. Perché le è uscita solo una lacrima?
perché non lo conoscevo bene mio padre. Non lo conoscevo bene, mi è uscita solo una lacrima. E poi, come diceva bene, c'era anche molta rabbia oltre al dolore, vero? Sì. Certo. Dovete sapere che Stefano, penso di poterlo dire perché mi ha autorizzato a dirlo, per molto tempo, anche quando fece i primi colloqui con me, quando gli si chiedeva del papà, diceva che il papà era morto di infarto. E mi colpisce a volte il fatto che ancora gli sfugge un po' questa cosa quando parla del papà. E pensavo che proprio la dimostrazione evidente di quanto sia faticoso per un figlio accettare che la figura del padre, che è una delle figure più importanti per la nostra crescita, quella persona che ci dà un po' la direzione della vita e ci lancia nel mondo, no? Accettare che proprio questa figura così importante non sia lui riuscita per primo a vivere bene la vita, addirittura scegliendo di togliersela. E allora mi sembra proprio che l'esperienza di Stefano ci comunichi, no, questo dolore immenso che lascia la mancanza di una figura genitoriale, in questo caso il papà, per un suicidio. Parola che questa che per Stefano è stata quasi impronunciabile per molto tempo. Adesso ne parla, ha superato la cosa. Se mi sono liberato lo stomaco, sono liberato e sto meglio perché ho detto la verità. Ecco, anche questo è molto bello, no? La sensazione di essersi liberati di un peso che non si riusciva un po' così a scaricare. Poi so che viene a mancare anche il nonno. E lì quale reazione ha avuto Stefano? Lì mi sono messo a piangere come un bambino. Perché era una figura paterna, mio nonno, mi veniva a prendere in collegio, sempre, portava da mangiare in collegio, era un buon padre per me. Ecco, diciamo qualcosa anche del suo incontro con le sostanze. Se ricordo bene, è avvenuto proprio quando lei è uscito dal collegio ed è tornato in famiglia in quella situazione così difficile. Ci vuole spiegare un po', secondo lei, cosa ha cercato nelle sostanze? Cercavo un appoggio, un appoggio con cui sfogarmi, stare bene. Forse quasi un sollievo da questa sofferenza, un modo per non pensare, un modo per evadere un po' da questa situazione così dolorosa, no? Che lei si portava dietro. Quando passava l'effetto mi riveniva di nuovo. E continuavo a fumare. Poi quando è mancato il nonno ha incontrato un'altra sostanza ancora più devastante. La cocaina. Mi hanno dato la cocaina e di lì mi sono rovinato. Stavo giorni a passare con la cocaina in stanza. Uscivo, entravo, uscivo, entravo. E poi ha incontrato anche una ragazza, no? Che a un certo punto le ha dato un po' la sensazione che fosse una persona che poteva un po' appagare il suo grande bisogno di affetto, che fin dagli anni del collegio era rimasto sempre un po' insoddisfatto, no? Che la mamma aveva tante cose a cui pensare, il papà, l'altra figlia, poi la tragedia della morte del papà. E lei ha avuto sempre un po' questa sensazione che la mamma non le desse quello che lei cercava. Invece questa ragazza sembrava di sì, però poi cosa è successo? Poi è successo che ci siamo incontrati con questa ragazza, abbiamo usato l'eroina, lei era tossicodipendente e io usavo l'eroina per conquistarla. Quindi anche in questo caso mi sembra che la spinta è stata più il desiderio di quasi conquistare una persona, di ricevere il suo affetto, anche a costo di fare quello che faceva lei, che in questo caso era l'uso di eroina. Quindi come vediamo, in Stefano c'è proprio questo filo conduttore, no? Di un bisogno affettivo rimasto insoddisfatto, inespresso, che l'ha portato a tante scelte sbagliate, di cui lui adesso si rende conto. E poi, come spesso succede nella vita dei tossicodipendenti, sono arrivati anche i primi reati, giusto? I primi furti, che ho fatto un furto di motorino e mi ha salvato mio zio. Mi ha salvato perché ci ha messo l'avvocato e ha fatto 2 mesi. Poi l'altro reato l'ho scontato 1 anno e 2 mesi.
Qui c'è stato anche un passaggio in carcere. Sì. Che ricordo ha di quell'esperienza? Una brutta esperienza. Mi sentivo un numero. Quindi ancora una volta si sentiva, detto bene, un numero, no, non trattato come persona, no? Non trattato con dignità. E poi arriviamo al Cufrad, direi, no? Più o meno il periodo è quello. Come è stato il suo arrivo qua? Come si è sentito accolto e quali fatiche ha avuto all'inizio? Mi sono sentito accolto bene io, però io non mi fidavo di nessuno. Perché non volevo essere tradito un'altra volta. Benissimo, ha detto in una frase, ha sintetizzato un po' tutto il concetto chiave della sua vita, no? Chi è stato spesse volte deluso, tradito, tra virgolette, negli affetti, ferito, nella vita sempre più tenderà a prevenire queste altre ferite, anche a costo di non fidarsi più di nessuno, di diventare diffidente, no? E questo è successo anche un po' quando Stefano è arrivato in comunità, i suoi compagni gli sono stati vicino, lui ha un ottimo rapporto tuttora con il suo compagno di stanza. E ciononostante si vedeva proprio che era bloccato nella relazione, faceva fatica ad essere se stesso, come se avesse paura che poi di nuovo arrivava la batosta, ecco, no? No? E invece pian pianino mi sembra che proprio il supporto del gruppo, del suo compagno di stanza, siano stati una molla importante. Mi hanno spronato, mi hanno fatto ridere, facciamo teatro, canto. Ecco, accennato al teatro e al canto, che sono due attività laboratoriali, espressive, creative, che facciamo qui al Cufrad, proprio allo scopo di aiutare le persone a far emergere il proprio mondo interno, anche con canali diversi rispetto alla parola. Non tutti, come magari anche Stefano, riescono a volte a esprimere quello che hanno detto dentro attraverso i colloqui, i gruppi, quindi attraverso la verbalizzazione. A volte uno strumento come un brano musicale, un canto fatto insieme al gruppo, una scena teatrale preparata e realizzata col proprio gruppo possono tirarci fuori quello che siamo. È stato così anche per lei? Sì, è stato così di conoscermi meglio io stesso. È stata una bella esperienza. Ecco, Stefano è qui da un po' di tempo, ci stiamo un po' avviando così alla chiusura del suo percorso. Questa scelta di fare questo momento insieme è anche un po' un desiderio di fare un po' il bilancio, no? Che era emerso con Stefano ultimamente. Cosa si porterà dietro Stefano di questa esperienza che ha fatto al Cufra? Quali sono le cose più importanti che secondo lei rimarranno e saranno una protezione rispetto al fatto di non ricadere negli errori del passato? Sostegno dei miei compagni, degli operatori e poi non ci ricado più nelle sostanze perché ho capito lo sbaglio, aprissi meglio, mi devo aprire meglio, non mi devo tenere niente nello stomaco. Non mi devo tenere niente dello stomaco. Mi sembra che questo racconti proprio in modo plastico il fatto che Stefano ha ingoiato per molto tempo, diciamo così, la sofferenza fin da piccolo nel collegio, eccetera, e se l'è sempre tenuta dentro. Adesso mi faceva vedere le mani, anche questo aspetto di psoriasi che ha, è il segno di quando lui si tiene le cose nello stomaco, ok? Come tutte le malattie psicosomatiche, quando invece riesce ad esprimerle, a parlarne, a condividerle, anche questo piccolo problema viene meno. Quindi possiamo dire che si porterà anche un po' dietro una capacità maggiore di fidarsi e quindi di aprirsi agli altri, non tenersi dentro le cose. Sì, mi apro agli altri tranquillamente e mi fiderò della gente buona. Quando lei lascerà il Cufrad, tornerà a casa, lì troverà la mamma. Abbiamo capito che il rapporto con la mamma è stato difficile, per tanti motivi. Però mi sembra anche che lei stia rivedendo un po', sotto un'altra luce, la figura della mamma. Lei probabilmente guarderà questo video, credo, sua mamma. Cosa le vorrebbe dire attraverso questo video?
Vorrei dire che mi dispiace di tutto quello che è successo in famiglia e che la voglio bene e che non la deluderò più e non userò sostanze, farò il bravo. Ok, grazie Stefano, grazie davvero. Noi penso che questa conclusione sia la parte più bella della sua testimonianza, no? E noi gli auguriamo tutto il bene possibile. Buon cammino. Auguri.